Al momento mancano le conferme ufficiali, anche se fonti vaticane hanno fatto sapere che è possibile che il Papa incontri il presidente ucraino, ma senza fornire ulteriori dettagli. Zelensky dovrebbe arrivare domani a Roma per incontrare il capo di Stato Mattarella, la premier Meloni e anche il pontefice, impegnato in un tour europeo che lo porterà nel fine settimana anche a Berlino per ritirare il premio Carlo Magno. Zelensky farà tappa a Roma per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa. Per motivi di sicurezza il presidente ucraino si muove fuori dai confini del suo paese sempre nella massima riservatezza, mentre la diplomazia vaticana è al lavoro per la pace da 14 mesi. La Santa Sede continua a lavorare a quella missione di pace tra Mosca e Kiev annunciata da Papa Francesco nel volo di rientro dal recente viaggio in Ungheria, ma dai contorni ancora riservati. Missione complessa su cui Francesco non sta lesinando energie, perché, come ha detto di recente, la pace si fa aprendo canali di dialogo con tutti e non muri di separazione. Secondo una fonte vaticana riportata dall'agenzia russa TASS, Zelensky ha chiesto udienza al Papa solo alcuni giorni fa, anche se, riferisce sempre la stessa fonte, l'incontro non sarebbe legato alla missione di pace citata dallo stesso Bergoglio.